Ciao ragazzi, sono Davide di Colopus di Limite e oggi vi insegnerò come fare lo sci parallelo. La tecnica dello sci parallelo è una tecnica che dovete iniziare a usare quando comunque avete un buon controllo della velocità, perché se andate piano cadete. Quindi quando andate abbastanza veloce, quando vi sentite pronti, dovete iniziare a curvare. Al posto di usare le lamine interne, usate tutte le lamine verso destra se volete girare a destra e le lamine sinistre se volete girare a sinistra. Una cosa che vi può aiutare è fare un movimento di anche che vi permette di tenere il torace dritto in posizione in discesa e le ginocchia che si muovono nella direzione che volete curvare. Una tecnica che vi consiglio di usare, soprattutto per avere più controllo e stabilità quando iniziate a sciare parallelo, è se volete girare verso destra, mandate avanti lo sci destro di poco, di 20 cm. Questo vi permette di avere più stabilità e dare un invito alla curva. Stessa cosa quando andate a sinistra, riportate gli sci parallelo, mandate avanti col piede sinistro e curvate. Questo vi aiuterà molto a sentirvi più sicuri e stabili. Una cosa molto importante, ed è per questo che vi dicevo di avere dimestichezza con la velocità, è che quando noi vogliamo curvare, montiamo delle discese un po' veloci, impegnative, la cosa più importante è avere il peso contro gli stinchi, il peso in avanti. Dovete buttarvi, dovete sentire lo scarpone che spinge, che preme contro di voi, ok? Dovete andare in avanti col peso. Questo vi permetterà di girare molto più facilmente, di avere molta più stabilità. Se volete frenare, al posto di mettere gli sci in spazzaneve, semplicemente andate perpendicolari alla pista. Quindi fate una curva a 90 gradi e vi fermate con le lamine. Questo è tutto per oggi e ci vediamo alla prossima.